ci vuole il vetto in chiesa, ma non fino a fare spegnere le candele. Ecco, questo è quanto ci viene da dire quando pensiamo all'atteggiamento di alcune donne, non tutte per carità, la maggior parte, di fronte al problema. E che problema? Delle pulizie di casa. Ah. Si sfiora l'inaudito, il pazzesco, il parossistico, soprattutto quando sopravviene la cosiddetta sindrome dello straniero. Cioè dell'estraneo in casa, no? Sì. Allora, noi sappiamo un fatto verissimo di una signora che il mercoledì pulisce da cima a fondo tutta la casa, spostando mobili, quadri, oggetti e battendo tappeti. E benché stanca da una giornata di lavoro in ufficio, si chiude in casa a lavorare come una pazza fino a tarda notte. E tutto questo perché? Tutto questo perché di domani, il giovedì, aprite bene le orecchie, deve venire la donna delle pulizie. Quindi praticamente quella delle pulizie quando arriva si siede perché non ha niente da fare. Ma è sempre l'estraneo e quindi prevale il e che devono dire e che devono pensare che qua ci vivono le bestie. In questo quadro risulta molto singolare l'esperienza accaduta ad un nostro amico, Ettore, la cui moglie Donatella vive in maniera, diciamo, drammatica la crisi delle pulizie di casa, cioè, voglio dire, dell'estraneo in casa, cioè del e che devono dire e che devono pensare. Era un venerdì sera e i due stanchi al lavoro dopo una ricca cenetta, già in pigiama ed in pantofole, si erano stravagati. E poi andare a dormire. Ma che fa? Stacchiamo il telefono. Ma non si sa mai, dai. Stacchiamo il telefono, non si sa mai. A me a quest'ora chi vuoi che chiami? No. Vabbè, tu sei tutto. Neanche passano 10 minuti e dream, dream, tu sai tutto, amore, il telefono. E ora? E ora lascialo squillare, facciamo finta che non ci siamo, ecco. Lascialo squillare, se è una cosa importante, urgente. Vabbè, facciamo finta che non ci siamo, dai, avanti, io non mi muovo, poi un pacco pagato. Avanti. Scusa, qual è la novità? Mi muovo io. Pronto? Chi? Che? 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 Sei? Che? Ah, Claudio, ciao! Che? C'è confusione! Che? Che? Ti sento bene! Che? Che? No, siamo messi qua sul divano, che siamo... Che? Ma... Che? Come? Stavo... Che? Che? Claudio, è Claudio, Claudio! Dopo la pizza di venire qui da noi? No. Per prendere un caffè? No. Disturbare? Sì. Ma quando mai? No. Da di noi, che fa scherzi, disturbare. Come? Ma quando venite? Da mezz'ora. Hanno portato le pizze! Calma! Fatelo calmo! Andiamo, va bene! Noi siamo qua! Ti aspetto! Se ci arrivi! Ciao Claudio!
calma, te l'ho detto mezz'ora, ma sicuramente sarà di più perché ancora non gliel'ho portato neanche le pizze. Non fare... Non fare così! Ti aiuto io! Cioè, lo conosco il suo aiuto! Da quel momento iniziamo lotta furibonda contro il tempo, piena di invettive, imprecazioni, male parole e rinfacciamenti. E il campo di battaglia è il percorso di guerra che va dall'ingresso al salone, passando per il corridoio. Con particolare riferimento a tutto ciò su cui possono cadere gli occhi. E che devono dire? E che devono pensare? Si comincia già subito da dietro la porta, a lucidare la targhetta con su scritto il nome, poi lo spuncino, la maniglia, a scrollare il tappetino con su scritto salve, a fare brillare tutto il pianerottolo, compreso lo spazio del vicino, non essendoci un preciso confine di demarcazione. Aspetta, allora, questo è il mio, quello è il suo, no, forse il suo è qua, no, il mio forse finisce più... Guarda, lo faccio tutto, lo faccio. Vengono portati in campo tutti gli strumenti utili all'occorrenza, aspirapolvere, secchi, straccio, scope ed ogni sorta e genere di detersivo lucidante e sgrassante per muri, vetri, piastrelle e pavimenti. Tutto sotto l'unica parola, prodotti. Vengono spostati mobili, soprammobili, quadri ed oggetti. Vengono lucidati tutti gli ottoni, esplorati tutti i gnuni, cioè i cantucci, i battiscopa, i piedi dei mobili e i tetti, nell'ipotetica ricerca di polvere e ragnatele. E che devono dire? E che devono pensare che qui ci vivono le bestie? Al 22° minuto Ettore e Donatella, prima di andarsi a cambiare, per prendere l'ultimo respiro, si sedettero sul divano. La prossima volta non ti rispondo. Poi morire, dice è grave, puoi morire. Dice il tuo socio, no. La volta buona. Oh, va. Specialistiche in una lotta contro il tempo! Furono portati a vivo tutte le piastrelle, lucidati, disinfettati, deodorati, vasca, vate, bidella, lavandini, cambiati asciugamano e salviettine, preso un rotolo nuovo di carta igienica dal quale furono asportati una ventina di fogliettini. Perché non si potessero fare ipotetiche valutazioni sul suo uso, né troppo, né troppo poco. E che devono dire? E che devono pensare? Fu pulito soprattutto il sopra di tutti gli armadietti del bagno. Come se le persone entrando in bagno il primo pensiero che avrebbero avuto era quello di saltare per vedere se c'era polvere. Alla fine Ettore e Donatella, morti, stanchi, dopo essersi cambiati, dopo aver preparato il servizio da caffè, quello buono, non guardando più la TV, ma guardandosi in cagnesco, si sedettero sul divano in attesa. Dopo oltre un'ora, drin, drin, il telefono, il telefono, vedi chi è, vedi chi è, il telefono, pronto, chi? Ah, Claudio, chi è? No, c'è sempre confusione, c'è sempre confusione, chi è? Come? Chi è? Chi è? Non c'è, chi è? Claudio! Peccio, com'è finito? Che cosa vuoi? Ah? Si è fatto tardi e ancora non mi hanno portato le pizze! E chi vuoi? Come non venire più, Claudio?